Barbara D'Urso, ricordo bene quel giorno, la confessione sul passato. Barbara D'Urso e la sua confessione sulla caduta del muro di Berlino, ricordo bene quel giorno. Oggi, ma ben 32 anni fa, cadeva il muro di Berlino. Un evento che ha cambiato la storia del mondo sancendo di fatto la fine della guerra fredda tra Stati Uniti e Russia. In queste ultime ore anche Barbara D'Urso ha voluto scrivere un post su questo evento avendolo vissuto in prima persona. Difatti la popolare conduttrice di Pomeriggio 5, in uno stringato post su Twitter, ha dichiarato di ricordarsi bene quel momento avendolo seguito in diretta al TG. Non facendo mistero di aver sorriso che quel muro simbolo di tante sofferenze sia caduto, il post è disponibile dopo il secondo paragrafo. Io quel 9 novembre 1989 lo ricordo bene. Ricordo che sorrisi ascoltando la notizia al telegiornale. Barbara D'Urso sulla caduta del muro di Berlino, mi piace dire sia stato abbattuto. Barbara D'Urso, sempre in questo post pubblicato poco fa su Twitter, ha anche fatto un'altra confessione sulla caduta del muro di Berlino. Di cosa si tratta? La conduttrice di Pomeriggio 5, che ieri ha intervistato Delia Duran, ha rivelato di aver sempre preferito dire che il muro di Berlino non è caduto, bensì è crollato. E mi piace dire che il muro di Berlino non è caduto, ma è stato abbattuto. E il post di Barbara D'Urso su questo evento è stato particolarmente gradito dai suoi tantissimi follower. I quali hanno subito messo centinaia di like in pochissimi minuti. Barbara D'Urso ricorda l'amico Stefano D'Orazio morto un anno fa, sei un'anima bella. Un anno fa di questi tempi è morto Stefano D'Orazio. Quest'ultimo è sempre stato un grandissimo amico di Barbara D'Urso. La quale l'ha voluto ricordare in un emozionante post pubblicato su Twitter. Stefano, anima bella, anima grande. Che fortuna è stata incrociare il tuo cammino tantissimi anni fa. Barbara D'Urso ha poi dichiarato che Stefano D'Orazio occuperà sempre un posto importante nel suo cuore, sarai per sempre nel mio cuore.